Un caro saluto da Mario Giuliaci, la tendenza del tempo fino al 5 settembre. Tre distinte fasi, una prima fase tra il 24 e il 28 di agosto che vedrà un evento di rilievo, un possente ciclone atlantico si porterà alla fine del 24 a ridosso delle Alpi per poi raggiungere il 25 l'Alto Adriatico, il 26 il Medio Adriatico, il 27 il Basso Adriatico. Questo ciclone sarà seguito da aria piuttosto fresca che spazzerà via l'anticiclone nordafricano e farà scendere le temperature anche di 10 gradi, soprattutto sulle regioni adriatiche. E per di più porterà tra il 25 e il 27 rovesci temporali su quasi tutta l'Italia, rovesci temporali che daranno luogo ad accumuli notevoli di pioggia, soprattutto sull'est della Lombardia e sul Triveneto. Nella mappa potete vedere appunto queste correnti fresche atlantiche che seguono il ciclone appunto in arrivo sull'Italia. Una seconda fase tra il 29 e il 31 agosto ritorna per un attimo l'anticiclone nordafricano, ma non vi spaventate perché nella prima fase il ciclone atlantico porterà temperature massime al di sotto di 28 gradi e quindi temperature piuttosto fresche, al di sotto della norma. L'arrivo dell'anticiclone nordafricano tra il 29 e il 31 agosto farà sì che le temperature si riportino intorno a 29 al massimo 32 gradi, ma non di più, soprattutto sulla Lombardia, il Triveneto, l'Emilia e la Toscana, l'Umbria e il Lazio. Una terza fase tra il 1° e il 5 di settembre ritornano le fresche correnti atlantiche, daranno luogo, diciamo, a locali temporali pomeridiane solo lungo le regioni tirreniche. Quindi, grosso modo, tra il 28 e il 5 di settembre dovrebbe essere bello ovunque, a parte queste temporali pomeridiane sulle regioni tirreniche che vedremo tra l'1 e il 5 di settembre. Le temperature tenderanno a scendere fino a portarsi nei valori medi previsti per i primi di settembre, che sono tra i 28 e i 30 gradi, quindi temperature gradevoli. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.